Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per un video aggiornamento flash molto veloce, senza webcam, per fare il più veloce possibile, sui football 2022. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Allora ragazzi, non so se alcuni di voi già lo sanno, ma sono certo, sono sicuro che la maggior parte di voi ha tralasciato questa cosa, come del resto è successo a me ed è successo perfino a Renan Galvani. Infatti ho scoperto di questo bonus grazie a un suo tweet che ha fatto ieri chiedendo alla community: ma secondo voi che cos'è questo bonus? Insomma, c'è un bonus sui football 2022 per i membri PlayStation Plus, quindi stiamo parlando solo di console PlayStation, non si sa se per Xbox metteranno qualcosa di simile, per adesso non c'è nulla, ma è, come ho già detto, un bonus dedicato solo agli abbonati PlayStation Plus. È gratuito, si può scaricare entro il 7 dicembre ed è utilizzabile solo dall'aggiornamento di novembre. Infatti c'è scritto: questi bonus sono riscattabili e utilizzabili dopo l'aggiornamento previsto per metà novembre, sperando che arrivi davvero e che non venga rimandato. Non si sa assolutamente che cosa contenga, infatti anche se cercate perfino su Google vi dice: il bonus prevede un pacchetto da riscattare dal nome di Football 2022 eccetera eccetera, il cui contenuto è tuttora ignoto, ma che sarà sbloccabile fino al 7 dicembre prossimo. Il materiale contenuto potrà essere utilizzato da metà novembre dopo l'arrivo del primo grande update per il gioco. Ragazzi, basandomi su quello che era successo comunque, se non mi sbaglio, in PES 2019 c'era stato un bonus simile dedicato ai membri di PlayStation Plus, che erano 300 monete, 300 coins spendibili nel gioco, quindi credo che sarà una cosa del genere. Ovviamente non è sicuro, potrebbe essere anche tutt'altro. Qui c'è scritto offline 1-2 giocatori e 6 giocatori in rete, ma non credo che sia un indizio, non credo che c'entri qualcosa, però comunque ve lo leggo perché il bonus riporta questo dettaglio. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, che cosa è questo bonus, se sapevate dell'esistenza di questo bonus. Ragazzi, ovviamente se siete abbonati a PS Plus scaricatelo, perché tanto è gratis. Se invece non siete abbonati, io non credo che comunque valga la pena fare l'abbonamento PS Plus per scaricare questo bonus al buio, perché come ho già detto non sappiamo ancora di che cosa si tratta, ma secondo me saranno 300-400 monete, non di più. Come ho già detto, fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate, secondo voi che cos'è questo bonus. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes everlasting.